Ragazzi, siamo veramente forti. Benvenuti a TG Gamerette. No, questo è più difficile. Ti piacerebbe fare soldi in minuti? Ti piacerebbe in fare zero soldi in milioni di minuti? Stai su YouTube. Più che altro, più che fare soldi, spendere soldi, perché tanto non ci guadagniamo niente, stiamo solo spendendo. Andiamo in rosso in realtà. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande. Oggi parliamo sempre della solita cosa, quindi che palle, tutte le volte la stessa è cosa. Vero. E io mi vado a raspare un pochino. La quarta puntata del nostro... È la quarta. Va bene. Nel nostro appuntamento con il cosplay dell'Attacco dei Giganti. E siamo un po' indietro, perché oggi ne abbiamo... Quattro aprile, il 16 c'è il... deve essere pronto perché c'è il Pescara Comics, quindi aiuto. Quindi buona visione, vi lasciamo alla roba. Caso, tutto a caso, così. Wow. Passano cose in mezzo, bottiglie. E quindi adesso andremo a mettere la nostra cinghia. Così ti vedi tu e il... Cosa? Tu e il... Cosa? Quindi questo adesso deve passare di qua. Guarda che carino! Bravo, è finito. Prendo le misure. Per chi non avesse visto il video precedente, questo è un materiale che si chiama panno lancio. Ed è tipo il tappetino delle macchine strauso, però non quello. Ma non è vero. Secondo me serve tipo per lavare qualcosa. Ma non penso proprio. Perché no? Io vedo che non lavi niente. Il materiale con cui fanno i sogni, il. Però è un bel materiale, non lo so. Tintri. Sì, è morbido e peloso, non lo so. Wow. Allora, io qua che ci devo... Meme in arrivo. Non lo so dove l'hai perso. Come stava qua? Secondo me hai preso questo. Hai fatto così. Potrebbe anche essere. E allora l'altro comunque dov'è? Dica. Ah, l'hai messo qua, che deficiente. Basta. Replicate la stessa cosa sull'altro. Adesso andremo a fare questi qua. Questi. Uno e due. Che in teoria vanno attaccati con dei bottoncini alle cinghie. Ma poi ho pensato a un metodo alternativo per non spendere soldi per i bottoncini. Ma dopo andrete a vedere. Adesso. La forma è più o meno... Cioè, la dimensione è più o meno quella di questi. Facciamo la stessa forma, cioè, un altro che la stessa forma. Che dobbiamo usare per la parte di dietro che qualcuno chiama via, ma io non so esattamente come si chiama. C'è quella cosa qui che si mette così, è bruttissima. Quella da dove esce il vapore, cioè, no, il gas. Insomma, questi dobbiamo usare questi due che sono due pezzi di plastica a minore. Ok, sono due pezzi di plastica delle tappe. Ecco dove l'avevo visti. Ne ho smontato uno una volta. Nel senso non che l'ho smontato perché me l'hanno chiesto, che ho fatto così e si è smontato. Ah, che cazzo. Sto, passa un attimo. Ti devi muovere, questo è del. E dai! Per la parte davanti della bamboletta useremo dei rotoli di carta igienica. Materiali che non si trovano da nessuna parte e una corda. Che non si trova da nessuna parte. Esatto. Perché questa è vecchia e millenaria, da quello che ci hanno detto. Quando c'era Gesù Cristo l'hanno legato con questa corda.
Allora, questo era un rotolo di carta igienica. Da una parte l'abbiamo chiuso con un po' di carta e dello scotch, e poi dall'altro lato abbiamo fatto un buchino e ci abbiamo inserito la corda cioè abbiamo fatto un nodino. Poi dobbiamo chiuderlo anche di qua e dopodiché ci passeremo sopra la colla vinilica. Sì. Sì. E dopodiché ci passeremo sopra la colla vinilica con carta di giornale e carta igienica. Carta di giornale, la carta igienica è grisosa. Va bene. Ragazzi, praticamente noi abbiamo già fatto uno. Stiamo facendo la parte di dietro del dispositivo. Qui abbiamo aggiunto la parte di dietro in cartoncino che poi andremo a rivestire con la carta igienica o comunque quelli di giornali e con la vinilica, come si faceva negli attaccati di tempo. Inquadro per un po', magari la gente così mette stop e si copia, cioè si fa lo screen di questa cosa qua. Togli le mani. Di questa cosa qua. Quindi sono due forme di queste uguali, giusto? Sì. Precisamente uguali. E mo vi faremo vedere. Che andranno ad incastro l'una nell'altra. Poi vi faremo vedere dove sono i tagli per fare l'incastro. Esatto. Ora stiamo facendo praticamente i taglietti. Qua li ho già fatti. Sì. Sono questi taglietti qua per andare a incastrare poi tutto quanto qui. Ecco. Così. Ora manca il taglio al. C'è una scritta sul cartone. Però okay. Ora manca il taglio al lato. All'alto, in alto. Che sarà più o meno delle dimensioni. Aspetta, fallo riprendere. Che deve essere così. Questa è la parte principale. Da qui si è andato a incastrare. Sì, perché poi praticamente ci va l'altro sopra. E quindi... Sì, l'altro. Da qui c'è la parte principale. E poi andiamo a fare un taglietto sotto. Per incastrare insieme. E quindi arriverà a questo punto qui, dove avremo una sorta di piedistallo. TG Gangonet. Salve a tutti. Ti giuro, ci manca solo lo schermo qua di un paio. Sì, ma io non sto seduta. Dove è lo schermo? Ah, sto scomoda. Aspetta. Perché hai un pennello in mano? Non lo so, volevo qualcosa da TG. Una bottiglietta d'acqua. Come distruggere. Oh, siamo in onda! Facciamo tipo quello che faceva il Rete 4. Ma porco! La quarta puntata del nostro TG. Che stai facendo? È il gobbo. Ah, ok. Questa dovrebbe essere la nostra quarta. Non funziona bene il gobbo. Uno, due, tre. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, sono veramente. No! Ma siamo in due! Vabbè.